Ma sapete che la Scandone è in finale di FIBA Europe Cup? Certo. Mica una novità. allora come la vede questa finale? Benissimo, perché poi se incontreremo Venezia, cioè la nostra bestia nera praticamente, però deve pur finire questa serie negativa, no? Quindi lei è fiducioso? Certo. Andrà a vedere la partita? No. Ah, la e perché? Per televisione. No, è... Pallacanestro no. Pallacanestro. Calcio. Calcio, bravo. E che dobbiamo dire qualcosa? Quella è la malattia che teniamo. Una brutta malattia ultimamente. Vabbè, come finirà comunque per la Scandone? Mi auguro in bene. Ma speriamo una vittoria per noi. Già è un traguardo essere arrivati in finale per una città piccola come Avellino. Quindi tu non sei di quelli che pensano che sta coppa va snobbata come molti? No, per niente. È la prima volta, non è mai capitato, quindi qualsiasi tipo di manifestazione quando siamo sulle pagine dei giornali e parlano di noi è sempre una buona cosa. Perché Avellino l'ha un po' snobbata, la sta un po' snobbando questa coppa? Ma perché secondo me Avellino è proprio così. Avellino o si combatte anche per un risultato negativo, ma quando c'è una fase di mezzo è come nel calcio, insomma, alla fine o si combatte per la retrocessione o si combatte per andare in un'altra serie. Non lo so. Sarebbe la Scandone. Sarebbe bello vincere la coppa. Sì. Non è che voi andate a vedere la partita, no, non ci interessa. Sicuramente è motivo di orgoglio essere sulle pagine nazionali, non è da tutti i giorni, almeno per meriti sportivi. Che cosa rappresenta mediaticamente il fatto che la Scandone sia in una finale di Coppa Europea? Ah, mediaticamente sicuramente è un fatto importante che dà lustro alla città. Non sono un tifosissimo della Scandone, però ho saputo che dovrebbe trattarsi di una coppa, tra virgolette, minore negli addetti al settore, se non sbaglio. È giusto? Lo sai, giusto? Bene, però tra virgolette. Però mediaticamente è un endorsement positivo. Quindi sarebbe bello alzare la coppa. Speriamo di non beccare Venezia, che è la nostra bestia nera. Tiriamoci un po' i piedi.